dovete sapere che più è un pantano di fango e acqua e più al visone piace. Ina, dove ti stai infilando? Pazzesco come riescono a trovare i corsi d'acqua da soli. Vedi quant'acqua che c'è qua. Bravissimo. Bravo, dai, di qua. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ehi, in box. Sei paura. C'è il box apposta. Bravo. Bravo, Ina, bravo. Ora cosa ti do? Bravo, Ina. Come on. Bravo, Ina. Qua, Ina, ce l'hai qua. Ok. Spero che si veda bene. Ok, proseguiamo. Non aver paura, Ina. Andiamo. Andiamo, andiamo. Dai. Andiamo. Ina. Dai. Bravissimo. Vedi che non ti succede niente, che ti spaventi per niente. Questi giri qua servono apposta per abituarlo a qualsiasi stimolo, perché lui potrebbe prendere e correre via in un attimo. Ecco, io volevo portarlo proprio qua perché ci sono dei corsi d'acqua e in più è molto ampio, quindi se lui vuole poi, diciamo, bagnarsi, qua è il posto perfetto. Ecco, adesso che è infilato lì sotto, proviamo un richiamo. Einar, come on! Come on! Einar, come on! Come on! Come on! Bravo, Einar! Allora rispondi, eh? Ai comandi? Bravo, amore, bravo! Bravo, ottimi risultati, siamo nella natura e tu stai rispondendo a me, bravo. Guardate come ce l'hanno di natura risalire proprio i fiumi, i ruscelli, comunque sono legatissimi all'acqua. Io adesso di qua come passo, Einar? Con sta corda qua che non vedo l'ora di non utilizzarla più. Allora, devo riuscire a passare per forza. Einar, cosa non si fa per te che ti stai infilando nei posti più stretti del mondo? Bravo, Einar. Einar, come on! Einar, come on! Einar! Come on, come on! Come on! Bravo! Bravo! Bravo, Einar! Bravissimo! Vedi che sei bravo? Bravo, Ina.
Bravo Ina. Come on, come on, Einar, come on. Come on. Vediamo se risponde. Come on, Einar, come on. Come on, come on. Bravo. Bravo, Einar. Come si arrampica nell'albero. Pensate che loro sono in grado anche di cacciare scoiattoli in cima agli alberi, sono dei bravi arrampicatori, cioè gli manca veramente solo volare e sono a posto. Bravo Einar, come ti arrampichi. Come on, come on. Come on, come on. Bravo. Bravo. Bravo Einar. Bravissimo. Dai che andiamo. Bravo. Einar, non mi portare giù nei dirupi che mi ammazzo. È velocissimo. Wow. Bravo Einar. Dove vai? Sono solo caduto. Sono solo caduto, tranquillo, sono qua. Sono qua, sta tranquillo. Bravo Einar. Vedete che sono animali anche facilmente spaventabili. Io stavo per cadere e lui subito già stava scappando. Ci stiamo facendo un bel giro. Veramente bello. Einar, come on. Come on. Come on. Bravo Einar. Abbiamo fatto 3-4 richiami, direi che sta rispondendo. Non ancora bene perché ripeto, come ormai lo sto dicendo in ogni episodio, che lo sto tenendo un po' grasso. Questo perché lo voglio prima abituare a tutti gli odori, agli ambienti e avere attenzione su di me. Poi arriveremo all'addestramento, quello vero e proprio, dove lui sicuramente risponderà al comando. Oltretutto, se risponde ai comandi così in questo peso così grasso, in realtà vuol dire che poi riuscirà anche col peso forma. Guardate come scava. Questi animali sono estremamente veloci a correre, le loro doti, diciamo, sono queste: un olfatto elevatissimo, si arrampicano da morire, nuotano perfettamente, e l'unica pecca che hanno, come dicevo, è la loro vista, che però non gli serve più di tanto, cioè vedono un po' poco, però loro si basano tutto sull'udito e sull'olfatto. Bravo. Oh. E siamo tornati un po' nel piano, così riusciamo a camminare anche meglio. Come si va giù qua? Oh madonna. Cavoli, sono sabbie mobili. Guardate qua quanto sono andato giù col piede. È pazzesco.
Bravo Einar. Bravissimo. Ora, visto che è entrato da solo, gli diamo anche da mangiare. Einar. Einar. Ok. Direi, visto questo lungo giro, di chiudere la sessione col cibo dentro, così non va via. Ok, si è preso il cibo, sta mangiando, e quindi abbiamo chiuso in positivo, perché oltretutto non l'ho costretto io a entrare, ma è entrato direttamente lui. Ok, adesso noi dobbiamo tornare a recuperare l'altro guanto che era da questa parte e tornare giù, dopodiché lo faremo giardinare. Il tempo è anche bruttino. Ok, quant'acqua che c'è, sono proprio immerso completamente dentro. Ok, recuperiamo l'altro guanto, dopodiché adesso torniamo giù. Lui sarà dentro che si starà asciugando con il suo straccetto, si sente al sicuro perché è dentro il suo box, l'ha anche riconosciuto nonostante un lungo viaggio lontano da esso. E adesso saliamo su di qua, perché la nostra via invece di ritorno a casa è bella lunga. Quindi io adesso spengo e ci vediamo direttamente in giardino. Aspettate che vi saluto. Eccomi qua. Spengo e ci vediamo in giardino. Come on, come on. Bravo Einar, bravo. Così chiudiamo in positivo ed è venuto anche dopo tutto questo giro. Bravo Einar. Bravissimo. Mangia dopo una lunga passeggiata che si stanca tantissimo e oggi secondo me si farà una bella dormita. Bravo Einar, bravo, vieni qua, bravo. Allora, io vi saluto, vi ho portato o no dei ottimi risultati nel 2021? Spero che sarà un grande anno, vi faccio ancora gli auguri a tutti e quindi ci vediamo con i prossimi episodi del 2021. Ciao, alla prossima!